Diversità per noi è solo un altro modo di dire noi. L'arte pubblica da sempre qualifica, definisce paesaggi urbani e sociali che occorrono a dare un senso, una direzione a quella stessa identità e intorno sociale. Arcademy Real Time hanno deciso insieme di lavorare su tre tematiche a noi molto care. La prima è il tema della diversità abile, poi vi è una diversità culturale e poi vi è anche una diversità di genere, sessuale, che attraversa le nostre identità personali e sociali. Il lavoro verrà declinato su cinque muri, che sono oggi cinque spazi anonimi, quindi privi di nome, muri diversi, che siano muri parlanti, perché su questi temi, talvolta, troppo spesso, ci troviamo noi con le spalle al muro. Arcademy nasce in strada e poi Arcademy ha fatto strada. La storia di Arcademy è una storia innanzitutto di pratiche, quindi di lavoro, che raccoglie in sé un collettivo artistico, spazi di collaboro, spazi di produzione. È un luogo della diversità per la diversità. La parola diversità mi fa venire in mente la parola unicità. Quello che mi ha stimolato è proprio il tema. È una cosa, a dire di quanto è importante, complessa e fuori, diciamo, anche dai canoni di quello che dipingiamo noi solitamente. Affrontare il tema della diversità, io credo, possa spaventare gran parte delle persone, perché comunque la diversità tante volte fa paura, perché uno, secondo me, non è a conoscenza. Finché non c'è una conoscenza profonda, l'essere umano ha paura. Però diciamo che vorrei tanto arrivasse un bel messaggio, perché secondo me attraverso la creatività è un po' più semplice riuscire ad arrivare alle persone. Non è un tema facile. Il mio lavoro sarà basato proprio su dare un messaggio al muro. Penso di lavorare su un concetto di diversità come cosa positiva, quindi far capire alla gente, insomma, che le diversità ci sono ovunque, anche se non le si considera come diversità. Io vorrei che il muro che andrò a dipingere, che andremo a dipingere, non tanto emozioni le persone, ma le faccio un attimo ragionare su magari queste tematiche che ormai, per fortuna e purtroppo, stanno entrando nel quotidiano di tutti. Se ne parla tanto, ma forse se ne pensa troppo poco. Quando dipingo, quando creo qualcosa, soprattutto sul muro, cerco sempre di comunicare dei valori. Valori come, appunto, in questo caso la diversità, che spesso è visto come una cosa che separa, invece può unire, e le varie diversità poi sono complementari. Gli stessi writer sono persone che sperimentano la diversità, proprio perché di giorno magari fanno un lavoro, insomma, come tutti i comuni mortali, e invece di notte entrano nella famosa cabina telefonica di Superman vestiti con la giacca e la cravatta, e invece ne escono con il passamontagna e vanno a fare i graffiti, le figate in giro di notte. Solitamente le commissioni non mi esaltano, però visto il tema ho detto mi lancio, perché è comunque un tema interessante. Lavorare su dei contenuti di attualità, su dei contenuti comunque critici della nostra società e contemporanei, mi ha spinto a dire ok, Real Time può essere parte integrante della mia attività artistica. Non è facile su queste tematiche trovare un concetto forte e che permetta, insomma, di dare un valore positivo a quelli che molto spesso invece sono temi che vengono trattati per la loro grande sofferenza. Però è una sfida che accettiamo volentieri e che ovviamente non sarà a noi giudicare, ma anzi che sarà valore collettivo, e quindi vedremo insieme se questa sfida l'avremo vinta o se la sfida avrà vinto noi.
La diversità è il sale del mondo. La diversità è il mondo. L'uniformità uccide, annulla, distrugge. La diversità arricchisce.